1215 le strutture censite a Salerno città, tra alberghi, che sono 12, ed ancora poi i 520 B&B, le 406 case vacanze, 55 affittacamere, 218 invece sono le locazioni brevi, 2 gli agriturismi ed un marina resort, per un totale di oltre 5.000 posti letto per accogliere i turisti in città. I numeri però non corrispondono con quello che poi c'è una volta che ci si collega alle piattaforme come Booking o ancora Airbnb, dove si registra un proliferare di strutture, come detto, i numeri superiori rispetto a quelle registrate. Sul totale circa il 25% anche a Salerno città è dunque abusivo. Il dato viene sottolineato da Agostino Ingenito, presidente dell'associazione B&B Affittacamere Case Vacanze di Salerno, che rispetto alla situazione si rivolge direttamente all'amministrazione comunale. Servono maggiori controlli, controlli che siano più serrati e che devono riguardare in particolare il centro storico della città di Salerno, ma poi anche gli altri quartieri, ancora sottolineato Ingenito, affinché si possano intercettare gli abusivi e si possa così garantire un turismo di qualità, oltre che maggiori tutele per i consumatori. Noi abbiamo riscontrato un quasi 25% in più rispetto alla consistenza ricettiva della città, che soprattutto negli ultimi 2 anni ha avuto una grande esplosione di prenotazioni. La città ha risposto benissimo a questa ondata di viaggiatori stranieri italiani che desiderava venire sul territorio anche a seguito del post-Covid. Quest'anno siamo in un periodo di normalizzazione e anche l'ultimo periodo di luglio non è particolarmente brillante, abbiamo un'occupazione media del 60%. L'abusivismo incide ed ecco perché siamo molto preoccupati e abbiamo chiesto a più riprese anche all'amministrazione comunale di serrare i controlli, perché la qualità dell'abitare non è solo quella delle persone che risiedono stabilmente, ma anche e soprattutto dell'offerta ricettiva. Da un po' di tempo Salerno non è più quella piattaforma del mordi e fuggi, ma ha un suo numero standard di ospiti che preferiscono rimanere in città e che quindi vogliono avere dei servizi. Intanto il consumatore ha una grande arma, che è quello di verificare che la struttura abbia un codice regionale. Nel nostro caso in Campania il CUSR, da settembre anche la Campania aderisce alla banca dati nazionale del CIN, quindi ogni struttura ricettiva presente online nella sua descrizione deve avere un codice identificativo. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un grande lavoro anche con le istituzioni europee, i portali dal 1° di gennaio tipo Airbnb e Booking devono prelevare alla fonte addirittura una ritenuta fiscale, che quindi monitora l'aspetto meramente fiscale e in qualche modo dovrebbe far ridurre l'abusivismo. Noi chiediamo che il Comune si impegni di più su questa attività di controllo e di monitoraggio. Sappiamo che negli anni abbiamo collaborato, è stato fatto bene, bisogna riserrare le fila. Secondo lei, se volessimo tracciare una mappa degli abusivi e soprattutto il centro storico? Sì, un centro storico che qualcuno ci ha detto sarebbe troppo turistificato. Noi invece diciamo che purtroppo da un po' di anni a Salerno registriamo uno spopolamento del centro storico dovuto ad altri fattori, come nel caso proprio della mancanza dei servizi. Il centro storico è sicuramente un luogo da dover verificare, ma noi registriamo abusivismo anche fuori dal circondario della città.